Io, essendo di Levare, quindi la società Montevarchi fin da piccolo, io ho sposato mia moglie di Montevarchi fin da bambina, era una delle più tifose del Montevarchi, ha seguito il Montevarchi da 6-7 anni, finché non ci siamo conosciuti a 17 anni, ha girato tutti gli stadi dove il Montevarchi era, a quei tempi in Serie C con il Misogoro, che era uno che organizzava anche le trasferte. Quindi, per me e per la mia famiglia venire a Montevarchi è veramente un sogno, perché è una società importantissima, blasonata, e quindi chi è che non piacerebbe venire a Montevarchi? Poi io non è che faccio il direttore sportivo diciamo, per lavoro, l'ho fatto sempre per hobby, per passione, perché mi piaceva, perché ho giocato a calcio, ho fatto l'allenatore, ho fatto. Poi dopo un periodo mi sono dedicato, perché chiaramente non potevo né fare l'allenatore né il giocatore, mi sono dedicato a questa passione per rimanere in contatto con i ragazzi, perché a me piace vivere il campo, perché per me è importante stare con i giovani. E quindi ho avuto la fortuna di trovare una società a Terranova che mi ha dato piena fiducia su tutto, e ho portato il Terranova in 6 anni dalla promozione alla Serie D. Diciamo, vincendo quest'anno, nonostante, e forse riportando la Serie D, vincendo una coppa, arrivando secondi con 65 punti dopo il Siena, e quindi per me è stata veramente una grande, grande soddisfazione, che mi ha permesso, diciamo, forse di essere chiamato qui da Montevarchi. E quindi mi dispiace tantissimo di abbandonare la società Terranova Traiana, perché ho passato 6 anni anche lì splendidi. Continuerò a seguirla anche qui, nonostante che io ora sono a Montevarchi, però domenica sarò al campo, sarò con i giocatori a dargli forza e coraggio, perché fanno parte di me alcuni ragazzi che sono a Terranova. Addirittura io me lo sono portato dietro già da 2 anni prima, quindi qualcuno tipo Sacconi, 8 anni che è con me, Massai da 8 anni, quindi è rimasto un po' di cuore a Terranova. Però è chiaro che questa per me era una prova, diciamo, qualcosa che non mi dovevo far sfuggire, e l'ho colta in volo questa occasione, sperando di contraccambiare, diciamo, la fiducia che la società mi ha dato con questo pubblico, che so che è esigente, pubblico che pretende, perché io però sono consapevole di questa cosa, perché conosco, come vi dico, la realtà, però io mi sento di provarci, perché è giusto che mi metta alla prova, mi metta in discussione, e poi vedremo alla fine dell'anno se le cose saranno andate bene, bene per me, sarò soddisfattissimo, altrimenti niente, ci ho provato, farò il massimo per vedere se ci riuscirò a fare qualcosa di buono qui a Montevarchi.